dipinti tradizionali, ma anche foto, video, tecniche miste e molte installazioni. Torino diventa per un weekend la capitale dell'arte, ospitando all'Oval la Fiera Artissima, fiera di arte contemporanea giunta quest'anno alla 20ª edizione. Fra opere di qualità e qualche provocazione, la Mostra Mercato raccoglie i lavori di ben 190 gallerie internazionali, provenienti oltre che dall'Italia anche dall'Europa, dall'Asia, dagli Stati Uniti e dall'Africa. Andiamo a scoprire le novità tra gli stand. Siamo nello stand della Galleria Persano di Torino, dove trionfa l'arte povera. L'arte povera è un movimento che si sviluppa a Torino e che qui vediamo rappresentato molto bene da una superficie specchiante di Michelangelo Pistoletto, una serigrafia su una superficie in acciaio specchiata che realizza un gioco tra la figura statica rappresentata e lo spettatore, un movimento dinamico di rimandi, di virtualità e teatralità. Possiamo proseguire il nostro viaggio con una stella, la stella di Zorio, rappresentata in rame e pelle. Zorio utilizza questi materiali non per un interesse al valore simbolico dell'opera come metafora, ma per la forza, l'energia che è rappresentata dalla materia stessa e l'energia che la stella oppure una lancia rappresentano con efficacia. Artissima è anche il luogo dove si incontrano le opposizioni, ad esempio tra il monumentale, come questa superficie appesa al muro, dello scultore albanese Elidon Gigia, che cerca, modulandosi, enorme e scintillante, di catturare una luce ineffabile. Dal monumentale al minuscolo, con le poetiche architetture naturali di Christiane Löhre, da Tucci Russo a Torre Pellice. Dalla poesia visiva di Robin Rhode, che trasforma il segno e i gessetti in musica, alla musica tra artificio e natura di Petri Talilai, kosovaro, già al padiglione del Montenegro alla Biennale di Venezia. Dalle fotografie patinate in bianco e nero del fotografo giapponese Daido Moriyama alla Galleria Daniels Reflex di Amsterdam, dove l'artista fotografa e cattura frammenti di realtà ai toni pastello dei solidi poetici di Ettore Spalletti, fino all'esplosione di colori, di forme e di citazioni della foto di David LaChapelle alla Galleria Photo & Co. di Torino. Valerio Tazzetti, titolare della Galleria Photo & Co. di Torino, quali sono qui ad Artissima i linguaggi della contemporaneità che vanno più in voga? Buonasera, mi pare di capire che ci sia un certo recupero della tradizione concettuale degli anni 70. Mi sembra che ci sia una buona riuscita di nuovo del discorso fotografico, che invece viceversa mi è sembrato meno presente in fiere meno emergenti, in fiere più classiche come a Frise, a Londra. E senz'altro il recupero di maestri storici degli anni 70, magari un po' dimenticati. Anche noi nella sezione Back to the Future, sicuramente una delle cose più interessanti di Artissima già dagli ultimi anni, noi abbiamo voluto rispondere a nostro modo portando lavori di Emilio Isgrò, che ha appena terminato un'importante mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e che ha portato sicuramente una grande innovazione nel linguaggio dell'arte concettuale attraverso la tecnica della cancellazione dei testi, di giornali, libri, della Costituzione e di altri elementi. Un'altra cosa importante che abbiamo rilevato è sicuramente una forte attenzione alla pittura di matrice astrattiva, che anche nei giovani sicuramente sta di nuovo riprendendo piede. Ma forse il tempo dell'arte non è quello della realtà
e con gli orologi intrappolati dal colore a smalto dello statunitense James Crone alla New Brand Gallery di Milano si conclude il nostro tour ad Artissima.